ti conosco. Io e Flynn siamo appena arrivati nel regno, ma sul ponte c'erano le guardie reali, così Flynn ha dovuto nascondersi. Gli ho detto che ci saremmo visti al villaggio, ma c'è una strana parete che blocca il sentiero. Credo di poter aiutare, Rapunzel. Dammi qualche minuto. Non avevo mai visto un lucchetto così. Vediamo. Oh, si apre con una combinazione di colori. Dovrò usare la mia pirouette magica per far brillare ogni lampada con una luce dello stesso colore del percorso che conduce alla lampada. Quando i colori corrisponderanno, la barriera sparirà. Serve il cristallo lavanda di Rapunzel per aprire questo scrigno del tesoro. Le lampade devono corrispondere al colore sul pavimento. Ritorna da Rapunzel. Si trova all'ingresso del villaggio dall'altra parte del ponte. Il cristallo arancione di Ariel per aprire questo scrigno del tesoro. Ritorno da Rapunzel. Si trova all'ingresso del villaggio dall'altra parte del ponte. Grazie per aver liberato il sentiero. Ora non credo tu ti intenda di ragnatele, vero? Perché ce ne sono alcune molto strane nel villaggio. Ma non sono come quelle che ho tolto dalla mia torre, cioè a casa mia. Ti dirò, sono brava a eliminare le ragnatele. Non preoccuparti, me ne sbarazzo. Avvicinati al folletto scudo e usa la piroetta magica per rompere il suo scudo. A quel punto puoi usare la magia per trasformarlo in spiritello. Thank you.
pirouetta magica per rimuovere le ragnatele dei folletti. Ti serve il cristallo blu di Cenerentola per aprire questo... Fantastico! Usa la pirouetta magica per rimuovere... Hai sentito? Sembra che stia succedendo qualcosa di emozionante nella piazza della città. Forza! Non vedo l'ora di vedere di che si tratta. Qualcosa mi dice che non è per niente una bella emozione. Spero di poter aiutare. Forse dovresti parlare con l'uomo vicino al murale distrutto. Giallo di Bell per aprire questo scrigno del tesoro. Forse dovresti parlare con l'uomo vicino al murale distrutto. Ma ha visto che disastro è successo? Il nostro amato murale si è caduto completamente a pezzi! E i pezzi sono tutti ammucchiati in un gran disordine! Ecco, credo di poter aiutare a rimettere insieme i pezzi. Usa il cursore per scegliere un pezzo di puzzle. Usa il pulsante del mouse per prenderlo e posizionarlo. Mi fa dei cenni. Vado a vedere che cosa vuole. Arrivederci, signore. Rapunzel è vicino alla fontana nella piazza del villaggio. Sono certa che le va di parlare con te. Guarda che fantastico disegno hanno fatto i bambini del villaggio. Non è bellissimo? Volevo mostrarlo a Pascal, ma è sparito di nuovo. Mi aiuteresti a cercarlo? Ma certo! Sposta la lente di ingrandimento su Pascal e clicca su di lui con il mouse. Pascal, non è incredibile questo disegno? Grazie per averlo trovato. Sei molto brava a giocare a nascondino con lui. Ma mentre non c'eri, è successo qualcosa a un altro murale, quello là. Sei stata così d'aiuto col primo murale. Potresti aiutarci a sistemare anche questo? Assolutamente. Credo che alla donna vicino al murale distrutto serva il tuo aiuto. È stata una cosa stranissima. Questo murale si è caduto in pezzi e l'artista se n'è andato via tanto tempo fa. Non so come faremo a sistemarlo. Sarei felice di fare un tentativo, se vuole. Usa il cursore per scegliere un pezzo di puzzle. Usa il pulsante del mouse per prenderlo e posizionarlo.
grazie, mia cara. Adesso è tutta un'altra cosa. Ora, se hai un momento, credo che potresti aiutare il fornaio con le tue doti speciali. Ultimamente sembrava un po' frustrato. Il fornaio? Ma certo! Posso aiutarlo? Il panettiere vuole vederti. È al forno subito dopo la piazza del villaggio. Non so spiegarlo per niente. Una creatura misteriosa non fa che mangiare tutti i miei dolci. Ora non mi fraintenda, sono lusingato, ma zucchero e farina costano. Mangia i dolci? Credo di sapere di che si tratta. Può mostrarmi i pasticcini? Guarda attentamente i dolci, poi usa il cursore per selezionare dov'è il folletto. Grazie. Spero che quel problema non si ripeta mai più. Ma continuo a chiedermi quale fosse la causa. Non importa. Ha notato le cose strane che succedono al castello? No, ma è meglio se mi assicuro se posso dare una mano anche lì. Per favore, va dall'uomo che è all'entrata del cortile del castello. C'è problema. So che cosa bisogna fare. Avvicinati al folletto scudo e usa la piroetta magica per rompere il suo scudo. A quel punto puoi usare la magia per trasformarlo in spiritello. Nel cortile del castello c'è una donna a cui serve il tuo aiuto. Potresti aiutarci con queste lanterne? Sai, molte di esse si sono spente e se non le riaccendiamo immediatamente, non voleranno più e questo rovinerà tutto il nostro festival. Non si preoccupi, ci penso io. Trova le lanterne e usa la piroetta magica per farle fluttuare. (Ride)
ce l'hai fatta! Tutto sistemato, ora si possono liberare le lanterne. Oh, grazie, grazie! Hai salvato il festival! Santo cielo, non era mai successo prima! Le lanterne stanno andando nella direzione sbagliata! Non può essere il vento, non soffia da quella direzione! No, no! Se le lanterne spariscono, il festival delle luci sarà rovinato! Devo fermare i folletti prima che rovinino tutto e impediscano a Rapunzel di realizzare il suo sogno. Usa il cursore per mirare a un folletto. Il cursore si trasformerà in una stella. Premi il pulsante del mouse per usare la magia. Grazie mille dell'aiuto. Flynn sarà qui a momenti, così potremo guardare insieme le lanterne fluttuanti. E questo non sarebbe stato possibile senza di te. Io e Pascal siamo molto fortunati ad averti incontrata. Se c'è qualcosa che possiamo fare. Veramente? Io sto cercando un cristallo speciale. Ne hai visto uno in giro? Un cristallo? Oh, ecco che cos'era. Ne ho visto uno fluttuare di fronte al castello. Che buffo. Non sapevo che i cristalli sapessero volare. Grazie, ora vado a cercarlo. È stato un piacere conoscerti. Buona fortuna, spero di rivederti presto. Ciao Rapunzel. Insegui il folletto che trasporta il cristallo magico. Usa la magia per trasformarlo in spiritello. Subito quel cristallo! Ma anche divertente. Adesso devo solo rimettere il cristallo al suo posto. Complimenti! Hai completato questo capitolo. Ora puoi tornare al regno incantato attraverso il portale.
Bentornata! Puoi modificare la tua stanza, occuparti del giardino incantato, acquistare oggetti o scegliere un'altra avventura. Fantastico! Bentornata! Puoi modificare la tua stanza, occuparti del giardino incantato, acquistare oggetti o scegliere un'altra avventura. Ce l'hai fatta!